Potere dell'oscurità, attivati! No, 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 dovevo giocare in posizione di difesa. Drago occhi blu finale, ragazzi. Perché sono così stupido? Perché sono così stupido? Bentornati, ragazzi, in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, avete già capito che siamo su Yu-Gi-Oh! Duel Links. Spollicciate tantissimo, ragazzi. Lo so che è un video un po' lunghetto, diciamo così, un po' lunghetto. Però ne vale veramente la pena. Adesso, subito, state leggendo che potete saltare a questi minuti del video per vedere subito i duelli e come funziona, altrimenti potete guardare tranquillamente un velocissimo tutorial di come è strutturato il gioco e come funziona. Niente, ragazzi, spero che vi piaccia, sicuramente porterò altri video e vi auguro una buona visione. Kawabanga a tutti, ragazzi, sono Ladatech e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi siamo qui, l'avete già capito ormai, lo sanno già tutti, ragazzi. Siamo qui, ragazzi, su Yu-Gi-Oh! Duel Links, un gioco veramente ben, ma ben costruito, ragazzi. Non pensavo, mancano solo un paio di cose rispetto all'effettivo gioco di carte che ci giocavo anch'io ancora, tipo alle elementari, proprio quando c'era il cartone, andava fortissimo Yu-Gi-Oh! Dopo, vabbè, lasciate stare che ho venduto tutto per passare a Magic the Gathering, però è lo stesso. Questo ritorno mi è piaciuto veramente, veramente tanto, ragazzi. Mamma mia, eccolo qua, ragazzi, nel menu, siamo nel menu adesso principale. Si apre proprio così Yu-Gi-Oh! All'inizio ovviamente vi farà fare un tutorial dove userete solo mostri, dopo solo magie, solo trappole, insomma, giusto un'infarinatura generica se avete già giocato o meno, comunque ve la farà. E devo dire solo che è veramente una figata, ragazzi. Cioè, allora, qua vedete che abbiamo il cancello, l'arena PvP, quindi possiamo effettivamente giocare online contro altri giocatori. Abbiamo la nostra parte del negozio che dopo vediamo e abbiamo il nostro laboratorio. Allora, prima di tutto vedete che abbiamo gli sfidanti, quelli del gioco, diciamo, qui proprio le icone che ci sono sparse in giro. Mentre i punti esclamativi sono delle, diciamo, delle piccole ricompense che ogni tanto appaiono e possiamo andare a prendere. Allora, adesso prendiamo le chiavi che ci servono per il cancello, dopo vedremo anche come funziona quello. E perfetto, un po' di oro, ok, perfetto. Allora, direi di fare la cosa opposta, quindi partiamo dal laboratorio, ovvero, ragazzi, il laboratorio è proprio quel luogo dove modifichiamo il nostro mazzo, quindi l'editor del nostro deck. Possiamo scegliere e pian piano inizieremo, all'inizio potremo scegliere tra Yugi e Seto Kaiba, quindi o il mago nero o comunque drago bianco occhi blu. Io ho scelto Yugi e pian piano, che comunque andremo avanti nel gioco, sbloccheremo nuovi personaggi del gioco, della serie, e anche nuove abilità, per esempio potere dell'oscurità di Yugi, che dopo vedremo anche come funziona. Questo è il mio deck, posso fare modifica deck, andare quindi ad aggiungere o togliere carte in base a quelle che ovviamente ho trovato. Come vedete, per esempio, seleziono questa, striscio in su, aggiungi, striscio in giù, rimuovi. Quindi veramente semplice, ragazzi. Ok, si sente salvare, va bene, nessun problema. E niente, quindi qua alla fine la creazione del deck. Poi vediamo anche, dai, ti prego, ok, il catalogo delle carte, quindi vediamo tutte le carte che ci sono in Yugi e possiamo vedere anche le diverse combinazioni. La personalizzazione, ovvero il tappetino di gioco, quindi il tappetino semplice, quello con Yugi o quello con Seto Kaiba. Le carte, se sono semplici oppure con la bustina del mago nero o del drago bianco occhi blu. Ok, che cambi... No, 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 no. No, ok, perfetto, dovrei essere giusto. E la bacheca deck, quindi qui ci sono proprio i deck condivisi da altri giocatori. Possiamo condividere anche i nostri di mazzi. E quindi questi deck possiamo, se abbiamo ovviamente le carte, possiamo andare a copiarli e farli nostri, insomma. O possiamo comunque dargli una sbirciatina. Ok, torniamo indietro, andiamo nel negozio. Perché, ragazzi, nel negozio possiamo andare a comprare nuovi slot per i nostri mazzi, quindi andare a creare più mazzi di modo che mano a mano possiamo cambiarlo in base a quello che ci piace. E poi abbiamo tre espansioni, ovvero il Neo Impact, e vediamo subito che possiamo acquistare. Vedete quelle gemme là in alto? Sono le classiche gemme acquistabili con i soldi, bla 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 bla.
però ne ricevete veramente veramente tanti all'inizio del gioco, e mano a mano che andate avanti comunque ne ricevete un bel po'. E qui sotto vediamo le carte disponibili che possiamo trovare all'interno di questa espansione. Per esempio adesso, che ne so, vado ad aprire giusto una bustina per 50 gemme. Giusto per, in ogni busta acquista, in ogni busta ci sono esattamente 3 carte, quindi anche le 10 buste sono alla fine 30 carte, non è che sono le 15 carte come in edicola e viva e vai, cioè insomma è una cosa molto più contenuta. Allora, abbiamo trovato anima ombrosa, ok, è un rettile, vabbè, tranqui. La fuga dolorosa o una trappola, offri come tributo un mostro, aggiungi un mostro con lo stesso tipo attributo e livello originali ma con un nome originale diverso dal tuo deck o cimitero dalla tua mano. Vabbè, sì, simpatica, bisogna avere le carte giuste però ovviamente. È una carta rara, rimbalzo mortale, distruggi ogni mostro che infligge danno da combattimento ai life points di un giocatore attaccandolo direttamente. Questa sinceramente non l'ho capita, potrebbe essere una carta veramente forte ma non l'ho capita, non so come funzioni di preciso. E insomma, queste qua sono le nostre 3 carte che abbiamo trovato e possiamo già, vedete, andare nell'editor deck, andare ad aggiungerle. Ok, allora, ovviamente dopo abbiamo Age of Discovery, quindi qua si trovano ulteriori carte completamente diverse. Vedete che sono, le carte sono meno, però ad esempio ci sono molte più trappole e carte con effetto rispetto all'altro all'altra espansione Neo. Ed è Ultimate Rising, e qua ovviamente, ragazzi, l'avete già visto, ho già trovato delle carte ultra rare, sono queste qua. Infatti ho già trovato l'evocatore di illusioni, che ragazzi questa è una carta veramente forte, perché io ho nel mio mazzo, ho trovato solo un drago bianco, occhi blu. Sapete perché per il drago finale ce ne servono 3, io ne ho solo uno, come faccio a evocarlo? Con questa carta, l'evocatore di illusioni, scopri, offri come tributo un altro mostro e se lo fai evoca specialmente un mostro fusione dal tuo extra deck, ma distruggilo durante la end phase di questo turno. È vero che lo si distrugge, però ragazzi, avere il drago occhi blu finale in campo anche per un semplice attacco può fare veramente la differenza. E una volta mi è capitato di giocarlo. Comunque vedete che questa espansione è quella più grande, diciamo. Ok. E niente ragazzi, quindi questa è la parte effettiva del negozio. Adesso ci spostiamo nell'arena PvP, dove ovviamente possiamo giocare contro online contro altri giocatori. Sinceramente non ci sono mai entrato. Allora vediamo, duelli classici rango 1, duelli casual, sfida duellanti in tempo reale, duella con gli amici oppure replay duelli. Ah, possiamo segui duelli epici, bello, possiamo anche vedere gli altri, molto simpatico, molto bello. E adesso siamo arrivati al cancello, ragazzi. Qua a sinistra vedete che abbiamo l'Accademia Duello. A che cosa serve? Serve a darvi intanto a ricevere delle gemme, ma soprattutto insegnarvi bene come si gioca, quindi veramente tante strategie di attacco, di difesa e anche come usare al meglio le carte. Quindi esempio quiz duello di livello 1, vedete esempio evoca mostro, contributo, la posizione attacco difesa, seleziona i bersagli, magia, trappola, insomma tante cose molto molto utili per imparare a giocare veramente al meglio a questo gioco. E dopo il deck duello in prestito, quindi effettivamente avete un altro giocatore e un altro coso, vabbè. E le chiavi le avete viste tutte, sicuramente vi siete già chiesti a cosa servono. Servono proprio al cancello, ragazzi. Nel cancello troviamo, mano a mano che andiamo avanti di livello, questo duellante si trova adesso in Duel World, va bene, grazie. Ok, vedete che mano a mano che andiamo avanti possiamo sbloccare nuovi personaggi da sfidare, quindi ci daranno veramente tantissime sorprese, quindi Joy Wheeler, Thea Gardner e dopo ne sbloccherò altri, al momento ho sbloccato questi due. Ok, vedete per esempio ricompensa di livello 20, Thea, vedete che ci dà queste carte. Quindi devo dire che sono dei duellanti più difficili da battere, ma veramente che vi fanno ricevere tantissime carte. Allora, quello che vi ho fatto vedere sostanzialmente al più grosso, diciamo, è tutto qui, ragazzi. Anche cliccando su Yugi, ovviamente, in basso a destra possiamo scegliere di cambiare con Joy, che adesso attualmente è di livello 1, Joy. E mentre Yugi è di livello 8, infatti ho già sbloccato la sua abilità, vedete, al livello 4 ho sbloccato l'abilità Potere dell'Oscurità.
Niente ragazzi, insomma adesso io gioco con Yugi perché ho creato il mazzo apposta per lui e parto proprio con la sfida di Joy Wheeler. Ok, Joy Wheeler è di livello 10, quindi un po' più difficile da battere rispetto a tutti gli altri giocatori che vedete le icone lì del Duel World. E niente ragazzi, iniziamo subito a duellare e vi faccio vedere come funziona Yu-Gi-Oh! Duel Links. Prima di ogni battaglia vedete che vi dà dei piccoli consigli. Eccoci qua ragazzi, Joy Wheeler contro Yagi Yumi. Yami Yugi, vabbè, tiro della monetina e partiamo noi, perfetto, altrimenti partiva l'avversario. Eccoci qua ragazzi, sul campo di terreno. Allora, potere dell'oscurità, attivati, tocca a me. Le animazioni sono veramente, veramente belle, sono bellissime le animazioni. Nulla da dire su questo. Allora, è il mio turno. Allora, nelle impostazioni in alto a destra possiamo andare nelle impostazioni e fare vista dall'alto o vista da tavolo. Perché cosa cambia? Vedete che vista dall'alto viene vista così. Ovvero ragazzi, a sinistra abbiamo la nostra carta magia che è il nostro potere dell'oscurità, che aumenta di 200 i punti di attacco e difesa di demoni incantatori, mentre diminuisce di 200 quelli di fata. Abbiamo la nostra lista, ovvero che è il nostro extra deck dove c'è dentro il drago occhi blu finale. Abbiamo qui in alto a destra il cimitero, in basso a destra abbiamo, arrenditi quando mai, il nostro mazzo, che può essere composto esclusivamente da 30 carte, né di più né di meno. Questo è uno dei difetti del gioco, appunto, perché in Yugi effettivo nella vita reale, ragazzi, sappiamo tutti che si può giocare con 40 carte, minimo 40 carte, quindi 40 in su, e vedete che ci sono solo 3 slot vuoti per giocare mostri e magie. Mentre ovviamente sapete che dovrebbero essere i 5, quindi diciamo che questi sono gli unici 3 difetti del gioco. Per tutto il resto è veramente una figata. È stato voluto così perché praticamente il gioco è molto molto più veloce ragazzi. Cioè tipo in 4-5 turni la partita è già finita, non come nella vita reale che durava anche mezz'ora una partita, perché gioco questo, gioco quello, cioè, c'era veramente di tutto ragazzi. No, qua è una cosa molto molto più semplice e direi che parto anche di merda perché non posso giocare nulla e quindi termino il turno. Allora, abbiamo già in mano il nostro drago nero occhi rossi, che lo so ragazzi è una carta di Joy Wheeler appunto, però insomma l'ho trovato anche nel mazzo drago bianco occhi blu, quindi insomma tranqui, dai, ci sta. Ecco, lui mi attacca subito direttamente ovviamente, vabbè, 900 life points subiti. E andiamo al 3100, vediamo, spero di pescare una carta a mostro almeno, perché se no... Allora, strisciamo per pescare. Oh, grazie! Grazie, perfetto! Ok, l'uovo! Ok, l'uovo di Gorgone! No, 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 no! Dovevo giocarlo in posizione di difesa, ho sbagliato! Ho sbagliato, ragazzi! Che palle! Non si può più tornare indietro! No! Perché sono così stupido? Perché sono così stupido? Perché? Ma dai! Che erroraccio! Che erroraccio che ho fatto ragazzi! Veramente un errore da principiante questo! Cioè, sono 2 settimane che gioco ma questa proprio non me la perdono! Che erroraccio, mamma mia! Penso che questa sia una delle partite più brutte che io abbia mai fatto veramente! Cioè, partiamo senza giocare mostri e il primo mostro che gioco e lo gioco in posizione sbagliata, cioè vabbè. Allora, difensore incrollabile, vabbè, carta trappola, intanto me la posiziono, però non posso giocare altro e direi che lui si gioca un altro mostro e abbiamo perso ragazzi. Sì, direi che abbiamo perso. Ah scusate, termina il turno. Ok, che palle però, cioè, ma dai, che partita di merda. Ah, mi infligge anche 500 life points così a gratis. Vabbè, dai, veloce che è persa. Dai. Che palle. Che palle, dai. Sarebbe potuto andare veramente diversamente, perché se avessi sacrificato col mostro tributo mi giocavo questo di attacco 1300 più 200, 1500 e non mi avrebbe mai più attaccato. Invece ho fatto la cazzata e vabbè. E vabbè ragazzi, cioè io sono veramente abituato a giocare mostri in posizione di attacco e quando li devo giocare in difesa sbaglio sempre. Vabbè, comunque almeno avete visto subito come funziona, cioè
che di per sé è anche facile, lui aveva tutti i mostri scarsi, quindi non è che sia difficile giocare nel Duel World. Oh, abbiamo trovato una nuova carta, così giusto per ultimo giorno della strega, distruggi tutti i mostri scoperti di tipo incantatore sul terreno. E no, scusa, ce l'ho io il mazzo incantatore, cioè mi distrugge i miei mostri, anche no, grazie, anche no. Vabbè ragazzi, lasciando stare la prima sfida che l'ho già persa malissimo, però adesso voglio andare nel cancello, perché ovviamente già Willis prima era nel Duel World, adesso ovviamente è nel nostro cancello. Vedete che abbiamo bisogno, vediamo, ok, vedete che abbiamo bisogno delle chiavi proprio per giocare, che le chiavi che troviamo sparse in giro, o comunque possiamo vincere anche dalle sfide. Quindi io direi di partire subito con Joy Wheeler un'altra volta, voglio risfidarti. Insomma, spero di vincere questa volta quantomeno, dai, forza, anche perché siamo al cancello, cioè ragazzi. Infatti se prima aveva un deck di livello 10, adesso ha un deck di livello 20, ragazzi, cioè già qua ho detto tutto, quindi boh, vedremo come sarà. Eccoci qua, Joy Wheeler contro Yam Yugi. E partiamo subito, vediamo chi partirà. Parte lui ragazzi, inizierà l'avversario questa volta. Speriamo di avere carte decenti, almeno di giocarle in modo corretto, non come prima che l'ho giocata proprio in modo pessimo. Ok, che abbia inizio il gioco, quindi abbiamo già posizionato la nostra carta Yami in campo. Ok, allora, oh, adesso possiamo giocare finalmente, era ora, che cavoli. Lui subito posiziona una carta in difesa. Oh, che spettacolo ragazzi. Allora, io direi di posizionare pioggia di meteore subito in campo. Poi ci giochiamo subito ragazzi la nostra, non mi ricordo mai come si chiama, scusate, lo stendardo del coraggio, perfetto. E io direi che mi gioco subito ragazzi la nostra bellissima Capelli di serpente, 1500 di attacco più 200 dalla carta Yami, quindi arriva a 1007. Passo in fase di battaglia e grazie allo stendardo arriva. Ah no, cos'è? Ah, è uno zombie, scusate, è vero, solo i demoni incantatori si beccano i 200 in più. Vabbè, tranqui, comunque è un 1007 grazie allo stendardo che attacca, ragazzi. Ok. Vediamo subito la sua carta in posizione di difesa, che era Masaki, vabbè, tranqui, nessun problema. E terminiamo il turno, perfetto. Ok, questa volta siamo partiti veramente, veramente alla grande, ragazzi. Era ora, che cavoli, era ora. Ok, allora, vediamo ancora, carta in posizione di difesa, termina il turno, bla bla bla. Demone cornuto, molto bene. Allora, io direi di fare una cosa tattica, ovvero ci giochiamo subito il demone selvaggio. Evocazione, perfetto. E vediamo. Allora, adesso passiamo subito in fase battaglia. Attacchiamo, quindi tutti e due di 1007. Attacchiamo prima la carta in difesa, perfetto. E attiviamo la nostra carta trappola, ok. Quindi praticamente è come se avesse, diciamo, travolgere di Magic. Lo so che ragazzi mi starete bestemmiando dietro per questo, però comunque i danni, 700 danni passano all'avversario. Perfetto. E altri 1007 del demone selvaggio. Oh, che beh. Queste sono le vere partenze delle nostre sfide, ragazzi. Ok, dopo praticamente è già partita finita, quindi vedete, turno 5 quello di Wheeler, turno 6 è il mio turno, quindi io effettivamente ho giocato 3 turni, ho già chiuso partita. È per quello che ci sono 3 slot liberi per carte creatura e magia, ragazzi. Cioè, è un gioco che è veramente velocissimo da eseguire questo. No, non voglio crederci, non voglio crederci. Davvero, per posizionamento, ragazzi. Subito per posizionamento, vediamo se riusciamo a non farcela distruggere. Ok, e direi che io faccio una cosa di questo tipo. Passo in battaglia, gli faccio fuori la sua carta in posizione di difesa e termino il turno, non vado ad attaccare, perché se riesco a giocarmi Drago Occhi Blu finale, ragazzi, è veramente la fine. È veramente la fine in tutti i sensi. La giocata migliore che io abbia mai fatto. Giocamelo in posizione di difesa, non attaccarmi. Ti credo, no, 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 me lo attacca, no. No. Vedete qual è la sfiga, ragazzi? La sfiga è proprio questa. La sfiga è proprio questa, è un po' la sfortuna di questa carta, che praticamente adesso si è scoperta nel turno dell'avversario. Io posso sacrificare una carta. Ok, mi gioco Drago Blu o Drago Occhi Blu finale in posizione di attacco.
Adesso il problema della carta dell'illusionista è che dice fino alla end phase di questo turno, quindi il nostro drago finale viene distrutto malissimo subito, ancora prima che possa attaccare. È un po' la sfiga di questa carta, appunto. Però siamo riusciti a giocarlo lo stesso. Siamo riusciti a giocarlo lo stesso, dai. È stato molto bello così, ugualmente. Io direi che ci giochiamo subito questa. Ok, sì, vado a sacrificare la nostra carta dell'illusionista. Perfetto. E ci giochiamo il nostro spirito della montagna. E passiamo subito in fase di attacco. Battagliamo. 1700, ragazzi, è finita. È già finita qua. Ok, perfetto. 600 punti passano adesso, 1700 dopo. E partita terminata. Ok, l'ho tenuta un po' più lunga giusto per giocarmi quel drago occhi blu finale. Se no, l'avrei chiusa anche prima la partita, insomma. Niente, ragazzi, abbiamo vinto contro Joy Wheeler. Soprattutto abbiamo vinto la sfida del cancello, quindi una sfida molto molto importante. Ok, andiamo avanti, tra poco raggiungiamo il livello 9 del nostro Yugi. Ok, abbiamo trovato, perfetto, due carte, un forziere, molto bene. Abbiamo ritrovato una pietra della terra. Abbiamo trovato, vediamo, una carta, un incantatore. 1700, stai scherzando, subito nel mazzo. Questa va subito nel mazzo. E zanne della bestia, mostro di tipo bestia equipaggiato con questa carta aumenta di attacco e difesa di 301 punti. Molto buona, ma non ho il mazzo bestia. Però l'incantatore, ragazzi, veramente ottimo. Quello lo metto subito nel mazzo, spettacolare. Grazie, stavolta ha vinto, bla bla bla, ma vedrai che sarà meglio. Sostanzialmente questo è il gioco di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Lo so, ragazzi, è durato tantissimo il video, però vi ho fatto vedere tutto il gioco, come è strutturato, e anche due battaglie, giusto per farvi vedere come funziona. E niente, ragazzi, spero che vi piaccia. Sicuramente porterò altri video di Yu-Gi-Oh! Duel Links, perché mi sta piacendo veramente tanto, è molto figo, faremo cose molto diverse. E niente, ragazzi, cioè, per questo video è tutto, insomma. E se il video vi è piaciuto, pollice in su. Vi ricordo che qui sotto potete iscrivervi al canale, nella descrizione trovate i link alle pagine Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Mi intartaglio. Tra brevissimo potete cliccare sui due episodi precedenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Kawabanga a tutti, ragazzi.